Siamo al Salone Nautico di Genova con Riccardo Verde, amministratore delegato di Schenker. Presentate il nuovo software in partnership con Garmin. Partirei da questa grande novità. Di cosa si tratta? Sì, abbiamo con Garmin sviluppato una interfaccia che consente di gestire completamente i nostri dissalatori dai sistemi della Garmin, i sistemi multifunzione Garmin. Qui abbiamo una macchina in funzione e abbiamo accanto il pannello tradizionale di controllo della macchina insieme a un sistema Garmin multifunzione che duplica i controlli del dissalatore sul suo sistema, che quindi potrà essere installato nella plancia di comando di ogni tipo di imbarcazione per gestire qualunque tipo le vostre macchine Schenker. Sì, certo, diciamo è un progetto che va nell'ottica della integrazione di tutti gli strumenti di bordo e per dare soprattutto al comandante la possibilità da un unico supporto di controllare tutta l'apparecchiatura di bordo e i dati di navigazione. Quindi potremo gestire, controllare, accendere, spegnere e risciacquare il dissalatore dalla plancia di comando utilizzando il sistema di navigazione della macchina. Resterà comunque il nostro pannello remoto che potrà essere messo in un'altra posizione, magari in sala macchine, per altri tipi di utilizzi. Però diciamo che questi sistemi integrati consentono ovviamente una maggiore flessibilità d'uso e facilitano di molto il lavoro del comandante. Quindi tanta comodità, ma un altro elemento su cui Schenker si sofferma è l'ecologia. Quali sono appunto le vostre priorità in ambito ecologico e ambientale? Sì, intanto le nostre macchine sono note per avere un consumo elettrico estremamente basso. Quindi macchine che possono funzionare anche a gruppo elettrogeno spento, quindi a vantaggio della flessibilità di esercizio e dell'ecologia. Ad esempio la macchina che vediamo qui è una macchina a 100 litri ora, quindi una macchina idonea per imbarcazioni da 50-60 piedi, che consuma 400 watt solamente, quindi può essere alimentata anche dalle batterie di bordo. Questi vantaggi energetici si estendono a tutta la gamma, fino a macchine a 500 litri, che consumano comunque una percentuale di energia estremamente più bassa rispetto a macchine tradizionali. Questo riteniamo che sia di grande aiuto per ridurre i consumi di bordo e quindi l'inquinamento dell'imbarcazione. C'è poi un altro vantaggio indotto molto importante, che produrre acqua di ottima qualità consente con successivi post trattamenti di avere a disposizione acqua potabile ed evitare l'uso delle bottiglie in plastica che poi dopo necessitano di smaltimento con tutti i problemi annessi. Passando invece al salone, le chiedo di fare un bilancio di queste prime giornate, appunto di questa grande fiera. Sì, ma direi che siamo a dir poco entusiasti di come sono andate le cose a questo salone. Mi sembra che ci sia strutturalmente una crescita della nautica, ovvero che finalmente si è allargata la platea dell'utente della nautica da diporto. Di questo siamo ovviamente molto contenti, speriamo che questo trend si mantenga nel tempo, speriamo soprattutto che fattori esterni indipendenti a noi non possano condizionare negativamente questo momento d'oro, diciamo, della nautica da diporto. Quindi incrociamo le dita, avanti tutta.